Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna. Allora, continuiamo con la lettura del mio libro, che naturalmente chi lo vuole mi contatta in privato e lo spediamo in tutta Italia. Il costo del libro è 5 euro più le spese di spedizione. Eravamo arrivati al distanziamento sociale, abbiamo letto tutta la prima parte dove abbiamo cercato di farvi capire prima da dove nasce la nostra Costituzione italiana, che differenza c'è tra Stato e Repubblica, e poi ci siamo addentrati agli articoli, i primi articoli della nostra Costituzione, che sono gli articoli fondamentali. Abbiamo letto l'articolo 1, l'articolo 2, e adesso siamo arrivati appunto al distanziamento sociale, che appunto abbiamo terminato facendoci questa domanda. Perché durante il Covid ci hanno dovuto fare il distanziamento sociale? In fondo bastava il distanziamento fisico. Quindi dobbiamo capire che lo scopo della politica è quello di dividere le persone. Ma allora io mi faccio anche questa domanda. Vogliono fare questa grande Europa unita, democratica, e poi in Italia vogliono fare l'autonomia differenziata, che comunque divide ancora di più la nostra nazione, crea differenze ancora di più tra una regione che ha magari più possibilità e più risorse e una regione che ne ha meno. Allora, vogliamo fare questa grande Europa unita e vogliamo dividere l'Italia? Iniziamo a cercare di farci queste domande. Perché? In più, la Meloni vuol fare il premierato. Il premierato va contro i principi della nostra Costituzione, perché dare il potere a una persona, abbiamo visto come siamo andati a finire, si rischia di andare nel fascismo. Certo, invece la Repubblica parlamentare serviva proprio per confrontarsi, perché nel confronto, nel cercare di far ragionare quando qualcuno vuol prendere delle decisioni sbagliate, cercare di far cambiare idea. Nella moltitudine delle persone si sperava di riuscire ad avere veramente la democrazia e la libertà per tutti. Ma purtroppo ci stanno portando in queste contraddizioni, in un'Europa unita, una grande Europa democratica e un'Italia divisa con un potere assoluto a una persona che può decidere sulle nostre vite, dall'oggi al domani. Allora, chi è andato a votare, che dice che i nostri padri costituenti sono morti, loro dicono per il voto, ma i nostri padri costituenti sono morti per la libertà, non per il voto. Il voto doveva servire per mantenere la libertà. Ma se ogni volta che siamo andati a votare, questa libertà, questa politica ce l'ha tolta, allora è anche un nostro dovere difendere i principi di libertà che i nostri padri costituenti ci hanno lasciato, ma sono anche principi umani, principi giusti. E quindi è importante adesso capirle queste cose. Bisogna adesso veramente cercare che ognuno di noi faccia la differenza e soprattutto la studi la nostra Costituzione e si ricordi della nostra storia. Noi non possiamo dare il potere a una persona. Poi è logico che l'essere umano sbaglia. Noi abbiamo una Costituzione che è giusta, è per la libertà di tutti. Se poi abbiamo avuto dei parlamentari che non l'hanno rispettata e si sono fatti comprare dalle multinazionali, dalle lobby e dalle banche, e quindi ci hanno portato oggi, togliendoci la libertà anche di espressione, la libertà di avere una sanità libera, la libertà del lavoro, ma il lavoro che intendevano i nostri padri costituenti non è questo lavoro qui sottopagato, il lavoro dei nostri padri costituenti, che c'è scritto anche nella nostra Costituzione, che questi politici non rispettano, è un lavoro che ti dia uno stipendio degno per mantenere te e la tua famiglia.
altri, sono i politici che sbagliano, non è il principio che è sbagliato. È questo che dobbiamo capire. E noi dobbiamo pretendere adesso una politica seria che rispetti questi principi e non ci dobbiamo cadere nella tela che ci stanno tessendo, quella che per ottenere qualcosa ci vuole una persona che comandi, perché se no non può fare chissà che. No, può fare, perché la nostra Costituzione lo prevede che abbiamo una sanità per tutti, una sanità gratis, non a pagamento, un lavoro per tutti. Quindi se la Meloni volesse fare delle riforme per lo Stato, per mettere in sicurezza il territorio, lo vedete, quando piove, qua ormai sono disastri, bisogna mettere in sicurezza il territorio. Se lo vuol fare, lo può fare con la Repubblica parlamentare. Chi è quel politico che non voterebbe le riforme per mettere in sicurezza il territorio, per dare la sanità pubblica e non privata a tutti, per dare un lavoro sicuro a tutti con uno stipendio degno di mantenere sé e la sua famiglia? Chi è quel parlamentare che non voterebbe? Quindi adesso più che mai bisogna cercare di capire che questa politica non ha interesse di fare riforme per il popolo, ma ha interesse di fare riforme per sé, per poter fare ciò che gli pare e decidere per noi. E decidere per noi, l'abbiamo visto in questi anni che non hanno rispettato la Costituzione, è quello di impoverire sempre di più il popolo e fare di noi ciò che vuole. Anche decidere che noi non dobbiamo dire quello che pensiamo. E la libertà e la democrazia è anche la libertà di parola. E c'è scritto tutto qua nella nostra Costituzione, ma prima di tutto noi la dobbiamo conoscere. Conoscere la libertà che ci hanno lasciato i nostri padri costituenti, che comunque sono libertà giuste per l'essere umano. Allora, andiamo avanti a leggere, eravamo arrivati al distanziamento sociale e andiamo avanti a spiegare cos'è sto distanziamento sociale. L'espressione distanziamento sociale introduce il concetto di isolamento dell'individuo. Sia io che voi dobbiamo restarcene chiusi, ognuno nella propria gabbia. Fa sì che le persone abbiano timore l'uno dell'altro e così purtroppo è stato. Ci siamo accaniti uno contro l'altro. Il compito della politica, proprio perché era un momento difficile, era di non dividere il popolo. Avrebbe dovuto rispettare ancora più i concetti riportati nella nostra Costituzione, che sono concetti umani, concetti che proprio nei momenti difficili servono per mantenere un popolo saldo e unito, con lo scopo di far regnare l'armonia. Ma questo non è stato fatto. Non vi siete mai domandati perché coloro che dovevano fare regnare la pace nel rispetto dei principi per i quali erano stati eletti non lo hanno fatto, prediligendo il caos? Già da questo dovete rendervi conto che la politica non ha più interesse a rispettare la nostra Costituzione e per questo motivo non ha il diritto di stare lì dove è, a rappresentare il popolo italiano. Dobbiamo essere noi ora a rendere nostri i concetti dei nostri padri costituenti, non perché sono i nostri padri costituenti, ma perché sono concetti giusti. Un popolo sano, un popolo che può pensare al futuro, è un popolo che deve avere la possibilità di lavorare, essere remunerato giustamente per poter avere a disposizione tutte quelle condizioni di libertà ed uguaglianza. Ed ora andiamo all'articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. I cittadini non possono essere discriminati per nessuna ragione o motivo. Se ciò dovesse succedere, si cadrebbe nelle leggi razziali, nell'apartheid. I nostri padri costituenti hanno scritto l'articolo 3 proprio perché non venissero perseguite le minoranze, come è successo al popolo ebraico. Durante il periodo della pandemia, questo articolo è stato violato. Chi non si vaccinava contro il Covid-19 è stato discriminato. Non gli era permesso recarsi al lavoro, al bar, al ristorante, fare sport, eccetera. Questo deve farvi anche capire quanto la politica si approfitti dell'ignoranza del popolo e sul fatto che mai ci metteremmo a leggere e prendere in considerazione la nostra Costituzione. Ma soprattutto dobbiamo capire come sono stati lungimiranti i nostri padri costituenti nel scegliere le parole giuste, parole decise, parole che non possono neanche essere interpretate, ma che sono state proprio scelte per darci una via d'uscita nel caso in cui l'uomo sarebbe ricaduto sui suoi errori. La Repubblica, secondo la Costituzione, deve rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Quindi, quando ci hanno imposto il lascia passare verde, la nostra Costituzione è stata violata. Nella frase impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si apre un altro concetto che sfocia nella morale cristiana. La nostra Costituzione è stata paragonata da teologi, perché è molto simile, alla Bhagavad Gita. Sono due cose che quasi si toccano e per certi versi si compenetrano. Questo concetto del pieno sviluppo della persona umana significa che non siamo solo persone che devono unicamente lavorare, dobbiamo anche evolverci nella nostra umanità e spiritualità. Questo è scritto a caratteri cubitali nell'articolo 3 della nostra Costituzione e l'articolo 2, insieme all'articolo 3 e all'articolo 4, sono il fulcro su cui ruota tutta la nostra Costituzione. Questi due articoli riprendono il concetto dell'articolo 1 sul lavoro e di come questo è concepito, visto che la nostra Costituzione è fondata sul lavoro. Analizziamo questa parte. L'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Dobbiamo avere anche il tempo di partecipare alla vita politica per poter avere il tempo di ragionare e reclamare i nostri diritti. Ecco perché il nostro primo articolo della Costituzione mette il lavoro alla base di tutto. Ma guarda caso, è anche la prima cosa che ci hanno tolto. Se i cittadini devono preoccuparsi di come arrivare alla fine del mese o al rischio di venire licenziati dall'oggi al domani e di perdere quindi il lavoro, perché con la liberalizzazione hanno dato il monopolio alle multinazionali, dove trovano il tempo per partecipare alla vita politica? E qui apro una parentesi. Che strano, ci hanno imposto la liberalizzazione e ora le multinazionali hanno il monopolio. Allora, che liberalizzazione è? È servita solo per toglierci le nostre fabbriche, le nostre botteghe ed i nostri negozi di artigianato e commercio, ossia ci hanno tolto il lavoro.
tolto il lavoro, non abbiamo neanche più il tempo di partecipare alla vita politica del nostro paese. E così la politica ha tolto il potere al popolo. Si sono invertiti i ruoli e noi siamo diventati sudditi. Idolatriamo la politica e ci precipitiamo a votare chi nel proprio programma elettorale ci concede le briciole, quando il programma dovrebbe essere la nostra Costituzione. Basterebbe applicarla ed avremmo sia diritti che lavoro. I nostri padri costituenti avevano pensato anche al risparmio, riportato nell'articolo 47 della nostra Costituzione. Quindi, oltre al lavoro e ad uno stipendio fisso, anche il risparmio è un nostro diritto. E per oggi finiamo qui. La prossima volta andremo avanti con l'articolo 4. Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna.